piano, piano, e ciao. Piano fra piano, Cristo. Ciao bellissimi, ma ciao finalmente di nuovo su Zelda Breath of the Wild, bitches. Questo è il vostro carissimo Electric. E oggi siamo qui per portare avanti, si fa per dire, qui non portiamo mai avanti niente, però ci proviamo. Questo Zelda Breath of the Wild con solo 3 cuori, che per i nuovi arrivati in cosa consiste? Semplicemente io manterrò fino alla fine di questa run 3 cuori, chiaro? E devo sopravvivere a tutto con 3 cuori. Spero di riuscire a portarlo a termine entro l'uscita dell'espansione, in cui metteranno la difficoltà difficile. E oggi che faremo? Cosa? Beh, oggi metterò alla prova la mia bravura con 3 cuori. Innanzitutto ce ne ho 2 e mezzo, Cristo, c'è da mangiare qualcosa qui, Che mi mangi una mela e sto a posto. Metterò alla prova la mia bravura sconfiggendo bestie toste da sconfiggere. Iniziamo con andare nel villaggio Calbarico, perché è qui che iniziano le chicche del Peo. È qui che Peo vi passa i consigli, Ve li passo io. Vedete quell'insetto giallo? Quello scarabeo, quello è prezioso, per potenziare alla fine l'armatura più potente di questo gioco, che si prende finendo tutte 120 i sacrari. Vi ci vogliono 15 di quei bastardi gialli, ok? Quindi qui nel villaggio Calbarico è ottimo fargli una bella foto, così poi lo potete trovare. Intanto me lo pio. Preso, zozzo, scarabeo hai tante, che vi spoilerò subito, se ne trovano molti in quest'area, se non sbaglio, che ancora appunto devo scoprire in questa run. Ma adesso iniziamo con le chicche. Innanzitutto, io per un bel po' la prima run che ho fatto non ho mai trovato i martelli. Dirai, che ci fai col martello? Me lo ficco a qualche parte, no? Parte stupidaggini. Con il martello ci fai il minatore. Adesso vi faccio vedere. Innanzitutto qui nel villaggio di Calbarico, vediamo la mappa per capire dove sto. Proprio qui dove ho segnato la spadina vi è questo martello, e l'ho segnata amico a caso, che mica so scemo, e sta proprio dietro quest'albero. Non c'è Cristo. Dopo quanto riappare un martello? Cioè, dopo quanto riappare un'arma? Non si sa. Andiamo a prenderlo in un altro posto. Teletrasporto, accelerazione in corso. Allora, qui nel villaggio Finterra, finalmente ci sono arrivato, ci sta questa casa che tu potrai comprare prima o poi. Beh, sappiate che qui di solito ci stanno i martelli. Vedi, lui ce ne ha uno. Qui ce n'è un altro. E no, voi avete i miei martelli. A me ne serve uno, zio. Oh, parliamo con questo. Bene, adesso questi si sono fermati, quindi hanno posato i martelli. Ne prendo uno. Anzi, ne prendo 2. Già che ci sono, mi cucino qualcosa di buono. Ficcamoci un po' un granchio e via. Oh yeah, that's what I'm talking about. Yeah. Ho uno spiedino di frutti di mare con 3 potenza attacco, Qui abbiamo un super power up. Già che ci sono, mi compro questa casa al volo. Vuole anche 3000 rupie, ma non ce l'ho ancora. E vabbè. Però ecco, questa chicca del Peo che adesso vi dico, vi servirà anche a farmare un po' dei soldini, ok? Un po' di rupiette. Sapete, quelle che si usa per comprare i soldi, la droga e tanto altro. Sto scherzando, ovviamente. Dite no alla droga. Drogatevi di anime, hentai. Non so, divertitevi in altri modi. È bello drogarsi di serie TV e anime, ma non di droga vera, quella è zozza, Già che ci siamo, facciamo questo sacrario. Ho un altro caricamento. Oh, questo. Cristo, senz'altro è carino farci un bel video su questo, visto che qua bisogna usare il motion controller. Vediamo un po', guardate il mio controller, vediamo un po'. Adesso io lo prendo e con questo bilancio tutto. Ehi, vieni giù, pallina, va. Piano, sa. Piano, piano. Ciao. Chiappela quella. Da me un'altra, va. Vieni giù, va, zio. Come to papa. Piano, fra, piano, Cristo. Minchia. Vieni, va, che zio te compra, zio te paga, vieni qua, va. Piano piano, sa che non ci abbiamo fretta. Ehi, calma, No, Cristo. Wow, ce l'ho fatta. Deve ancora arrivare il peggio, Guarda qui come va a cascare, guarda come va a cascare. Piano piano, piano piano. Piano, piano, compa, piano. Eccolo. Una miseria, Ma hai visto che roba, Ah, là c'è un forziere, me lo devo ricordare. Allora, qui è il pezzo difficile. Perché adesso devo inclinare e poi rialzare subito. Deve prendere parecchia velocità. No, troppo poca. Riniziamo. Wow, piano. Mamma mia. Ah, vai. Aspetta, riproviamo. Ah, non voglio rifarlo. Wow, l'ho lanciato proprio.
No! No, non cadere! Woo! Das una dynamite! Yay, yay! Ho fatto impazzire il ciaffo qui. Innanzitutto questo giriamolo così ci posso salire io. Pac. Ok. La palla sta scendendo. Oh mio Dio, avete visto che lancio? Cristo santo, ma io una cosa così non come fatta, non l'ho mai vista. Ecco che si apre il portone. Chiuso una porta, si apre un portone. Aspetta, io non ci arrivo là ancora. Fermo, fermo. Allora facciamo così. Ok. Lo mettiamo così. Così ci dovrei arrivare, eh? Un po' inclinato. Buono. Eccolo là. Ne ho appia il forziere. Oh, che buono. Forziere, c'è sta roba buona dentro. Apri un po'. Un arco della concentrazione che non ci fu niente. Infatti lo lascio lì. Che ne ho di meglio. Via. Allora, ecco la chicca del peo, eh. Quando voi trovate sti sassi neri, no? Sono giacimenti minerari. Se io lo vado a colpire con una spada o una lancia di sto ceppo, non si rompe. Dici, oh, tocca che lo colpisco più volte. Infatti, ma se io c'ho un martello, che è proprio l'attrezzo del minatore, diciamo, questo spacca subito, si rompe subito. Quindi, se io vado da un golem di pietra, di quelli che all'inizio sono davvero ostici da ammazzare, soprattutto con tre miseri cuori, beh, qual è il punto debole del golem di pietra? Fammici pensare. Wow, ma aspetta, ma è proprio quell'affare lì, ma è identico, ma è una pietra nera, è tipo un giacimento minerario. Ma allora forse se uso il martello, no, gli dovrei fare molto male, è chiaro. Certo, se riuscissi a arrampicarmi proprio adesso doveva piovere, Cristoforo, guarda te. Oh, non respiro. That's what I'm talking about. Pew, pew, pew. Come dicevo, super debolissimo. Altamente debole, super efficace al martello. Grazie martello, ed ecco lì un bel rubino che mi dà parecchi soldi. E avanti il prossimo. Vedete, io me ne sono segnati parecchi qua, di questi zozzi. Ah, ce ne dovrebbe essere un altro qui vicino. Eccolo qui. Questo, se non sbaglio, ce l'ho in una posizione scomoda, però, il sasso. Ce l'ha tipo dietro la schiena, non sopra, quindi è difficile prenderlo a martellate. Ma per questo esistono le frecce bomba, no? Un goccio di succo per riprendermi. E così non sbaglio, è proprio quel sasso là che si vede a distanza, no? Un sasso singolo, sta lì da solo. Mi pare che lui, mi sembra. Colpo volante del dragone! Carne. È questo il sasso? Sei tu? Ehi amico, sei tu? Ehi, sì che sei tu. Ciao, come stai? Bella, eh? Bella la vista. Ma vediamo un po' come riesco a colpire quell'affare. Beh, un altro trucchetto dello Stuntalus. Se gli spari con una freccia, si china subito. Lo zozzo. Si china e tu un colpetto glielo puoi dare. O magari non così potente, ma... Pam! Wow, io ho tolto molto poco, perché questo è un sasso rock di livello OP. Ops, 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 ops. No, no, non mi colpire. C'ho tre cuori, basta un colpo e muoio. Quindi non lo fare, sarebbe molto cattivo da parte tua. Proviamo con la freccia bomba, quanto ti tolgo? Pam! Non abbastanza. Non mi colpire, c'ho tre cuori, sono invalido. Oppure l'arco mi si sta per rompere, ma che sta scherzando? Guarda dove mi sono messo, qui colpisco. No, no, non mi schiacciare! Visto, mi ha shottato. Meno male che c'avevo la fatina. Vedete che cosa vuol dire avere tre cuori? Che è un macello, ecco cos'è. Non mi fai vedere, oh. Dai, colpisci, dai. Che devi fare? Mi si è rotto l'arco, Cristo. Oh, c'ho un arco di Linel che ho sconfitto prima. Quindi questo potrebbe aiutarmi parecchio. Wop. Wow. Sale dal lato. E colpisce da dietro. No, non mi schiacciare, Cristo. Due fate mi sono sprecato. Mi sa che qui mi devo mangiare qualcosa che mi alzi un pochino la difesa. 4 minuti di difesa alta. Vediamo un po' se... Wow, tira le mani. Che te tiri le mani? Io non ti capisco proprio, zio. Aio, wow, nonostante ho alzato la mia difesa di 3 attacchi, mi ha tolto 2 cuori e un quarto. Ci mangi un po' di carne che passa la paura. Dai zio, che devi fare? Deciditi. Vediamo se una tripla freccia bomba fa il caso nostro. Wow, un po' fa. Dai, 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 che lo finiamo. Mi sa che questa era la tattica che dovevo usare fin dall'inizio. Infatti è andato. Ho sprecato un sacco di frecce bomba, ma va bene. Sono contento. Questo era piuttosto dell'altro, e l'altro era un po' debolino. Prendiamo tutta la robaccia che ci ha dato. Per concludere mi vorrei mettere alla prova con un'altra bestia di Satana. Andiamo a vedere. E teletrasporto in corso. Bisogna aspettare che si faccia notte perché appaia questa bestia. Quindi accendiamo un focarello. Ho acceso più di un focarello, però bene. Fino a sera, grazie. Anche se già erano le 5.45, potevo anche aspettare, però. Oh, c'è un orso là. Vieni un po', zio orso. Vieni qua. Morto. Zio orso è morto. Tanta carne buona. Miele. Ottimo. Anche il miele serve per potenziare l'armatura finale OP. A questo è lo scheletro che si dovrebbe svegliare di notte. Senti ragazzo, è notte ed è finita la pacchia. Oh, lì c'è un coniglietto.
Metto la tuta furtiva così non mi scopre uno. Ciao coniglietto, che dici? Che dici coniglietto? Guardate le rupie che mi ha dato sto zozzo. Tante lucciole, sì. Via voi, io sto piano le lucciole. Non si vuole svegliare sto coso. Svegliati, svegliati. Perché un vecchio fan di questo canale saprà che è la seconda volta che vengo qua a registrare questo non si sveglia. Quindi cosa faccio? Ne aspetto un'altra di notte. Io non ho fretta, sa. Via. Fino a sera. Oh, scusate. Ah, ti prego, fa che tu sia sveglio. Eccolo, è vivo, è sveglio. Grazie, lo Stalinox. Adesso, ragioniamo. Piano. Questo, ah, se riuscite a battere questo, riuscite a prendere anche lo scudo di Ilia in anticipo. The Ilian Shield. Quindi ho mangiato un cibo per aumentare il mio attacco e iniziamo con colpo in testa diretto e fatti sotto, zio. Pam, 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 pam. Adesso lui attaccherà e si becca un'altra freccia sull'occhio, bravo. È basilare alla fine sconfiggere Inox, perché basta che aspetti che attacchino e poi pam dentro l'occhio glielo ficchi. Adesso fammi pia un'arma. Spada di Linel che ho preso recentemente. Guardami, guardami in faccia. Oh, sta togliendo la costola. Ma che matto. Wow, ecco l'occhietto. Vieni qua, no? Pium. Pium. Ci gioco a calcio con te, sa. Ci gioco a calcetto con te, sa. Ecco, è tornato indietro l'occhietto. Se l'è rimesso. Però poi si dovrebbe staccare l'altra costola, perché ce l'ha lì. Staccati la costola, zio. Becca qua. Ehi. Dai, solo un colpo. Ecco, si stacca la costola. Morto. Pam, pam. Andato. Un lauretto pulito. Mua. Preciso. Questo mi droppa una spada elettrica. Questo di solito droppa sempre una spada elettrica. Guardate dove siamo, così se volete trovarlo. Ecco dove siamo. Bosco di Caria. Un gran boomerang. Una alabarda da cavaliere. Minchia, tanta roba. Mi sa che me levo un martello dalle palle e mi prendo l'alabarda. Molto buona. Carissimi, qui con Link inchinato a voi e al mi piace che probabilmente state per mettere. Beh, se vi è piaciuto questo video, almeno mostrate un po' d'amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Grazie di essere stati con me. Spero di esservi stati utili a voi piccoli giocatori di Zelda. Se è così, questo era Electric.